Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova serie. Come avrete sicuramente potuto leggere dal titolo, siamo qui con un video diversissimo. Cioè, cosa c'entra Federico Marconi con questa tipologia di video? Molti associano Federico Marconi alla telecronaca e hanno anche ragione. Però comunque sapete che a me piace portarvi cose in maniera varia, portarvi appunto varietà sul mio canale. Navigando sul web infatti ho scoperto vari quiz, vari test divertenti, interessanti che si potrebbero insomma fare insieme. Magari se volete che questa serie continui ne potremo fare uno a episodio. Quindi oggi volevo fare questo qui: in quale zona degli Stati Uniti dovresti vivere? Sapete, perché ve l'ho già detto, che a me piacerebbe vivere a Los Angeles. Cioè io adoro Los Angeles, non penso di essere l'unico che vorrebbe vivere a Los Angeles tra di voi. E qui chiaramente ci faranno delle domande simpatiche che comunque sembrano avere senso. Quindi allora, quale tra queste opzioni di lavoro ti intriga di più? Lavorare nella finanza, nella moda o in fattoria? oddio, sinceramente nessuna. Oh, cos'è più importante? Andare alla ricerca della tranquillità, essere molto bravi a socializzare, avere un buon lavoro. Ma allora, dipende. Dai punti di vista egoistici uno potrebbe dire avere un buon lavoro, dai punti di vista amorevoli uno potrebbe dire alla ricerca della tranquillità, da un punto di vista mio, giusto per fare l'ACAB e l'alternativo, dico essere molto bravi a socializzare. In realtà non conta un cazzo, però comunque io sono bravo a socializzare, quindi mettiamo questa. Quali tra questi piatti preferisci? No, mi piace che c'è varietà comunque tra le tre cose, eh. Vabbè, comunque mettiamo pollo fritto, dai, facciamoci del male. In televisione cosa ti interessa di più? La soap opera, le soap opera, che cazzo è? Cioè dovrei mettere per fare il bravo ragazzo e le news, però non me ne frega un cazzo. Quali tra queste vacanze preferisci? Vacanze di Pasqua, vacanze estive e Natale? Ma vacanze estive tutta la vita, raga. Solo una cosa: che cazzo c'entra con gli Stati Uniti sta roba? È incredibile il risultato, ragazzi, è West Coast, grandissimi. Quindi a Ovest, la costa d'Ovest, famo bordello in spiaggia e soprattutto potremo dar sfogo alla nostra vita sociale. Visto che non siamo ancora contenti, procediamo con il secondo test. Quale nome più o meno strano dovresti avere? Questo, ragazzi, mi intriga. Come ti descriveresti? Timido, gentile, esuberante, eccezionale, sicuro di te, popolare. Anche tutte e tre in realtà. Di che colore sono i tuoi capelli? Rossi o altro, biondi o neri? Ma il problema è che io sono castano. Vabbè, mettiamo biondo perché rossi o altro non mi piace, dai. Di che colore sono i tuoi occhi? Comunque, marroni. Che stile porti? Dolce da ragazzina. Perché da ragazzina? Perché? Che cosa c'entra? Katarina, Mary, Melanie, Leoni, Robert, Nicolausus, Nicolaus, Marcus. Mi fa piacere capire che questi test non hanno un minimo fottuto senso, però ragazzi, se vi possono piacere, spero di portarveli spesso. È chiaro che i test sono un po', insomma, una cazzata, però è chiaro che sono video più divertenti, più semplici da realizzare anche. Fatemi comunque sapere con un commentino qui sotto se ho ragione ed eventualmente continuerò appunto a portarveli. Detto questo ragazzi, noi ci becchiamo con i prossimi video in settimana con la carriera ovviamente. Bella, ragazzi.